Grazie Presidente e grazie al sottosegretario Manzella che su questi temi non da oggi unisce, per conoscenza diretta lo posso dire, competenza e passione, quindi lo ringrazio per averci fornito un'illustrazione ampia sulle diverse emozioni e sono anche abbastanza contento che queste emozioni ci abbiano permesso di affrontare, di fare il punto su una questione cruciale per il Paese. E che ci sia la disponibilità del governo su tanti punti e su tanti degli impegni, anche delle mozioni presentate dalle opposizioni, anche per quanto riguarda me, avendo elette, ho trovato motivi di condivisione anche in alcune delle proposte che arrivavano dalle forze di opposizione. E però, sottosegretario e presidente, noi dobbiamo fare i conti con una situazione che è obiettivamente piena di ombre e anche di qualche luce. Durante il lockdown, come sapete, ha in qualche modo acceso un grande faro rispetto all'infrastrutturazione digitale del Paese, facendo emergere una serie di criticità importanti che recentemente sono state certificate sia dal bollettino sullo sviluppo della banda ultralarga uscito a maggio, ma le rilevazioni fatte dal Censis piuttosto che il rapporto Istat che ha stimato che durante il lockdown sono state circa 3 milioni gli studenti tra i 6 e i 17 anni che per carenza di strumenti informatici in famiglia o per inadeguatezze infrastrutturali sono state esclusi dalla didattica a distanza. Al sud questi numeri hanno raggiunto livelli intorno al 20%, anche l'Agcom, l'Autorità di Garanzia sulle Comunicazioni, proprio pochi giorni fa ha rilevato un dato nazionale del circa il 13% di esclusione dallo strumento della didattica a distanza. Stiamo parlando del fatto che per ragazzi e bambini nel nostro paese la scuola è finita molto prima che per gli altri e parliamo di un divario che non è più solo un divario digitale, ma che è un divario sociale che incide in maniera profondissima anche sulla crescita, sullo sviluppo di una generazione. La pandemia ha esacerbato in qualche modo tante diseguaglianze presenti nel paese e fra queste in maniera forte le diseguaglianze digitali. Ancora l'Agcom ha rilevato rispetto agli obiettivi che il nostro Paese si è dato anche col piano della banda ultralarga, che su questi obiettivi stiamo rallentando. Dice l'Agcom che a fronte di una copertura territoriale che potenzialmente è vicina al 90% per servizi internet con velocità a 30 megabyte, solo il 37% delle famiglie italiane possiede una connessione di questo livello. E ripeto, al sud la situazione è ancora più drammatica. Segnalo che soltanto il 40% delle imprese italiane può contare su una connessione a banda ultralarga stabilmente utilizzata. Meno del 20% delle nostre imprese utilizza gli strumenti dell'e-commerce, che soprattutto in una fase come quella che abbiamo attraversato sono cruciali. Parliamo di un tema che ha visto l'Italia prima essere in qualche modo capofila col piano che si ricordava del 2015, abbiamo recepito per primi la direttiva europea, abbiamo per primi programmato un piano per la banda ultralarga, abbiamo per primi destinato risorse e incentivi importanti, penso al lavoro del MISE, alle risorse stanziate nel CIPE, parliamo di complessivamente una somma di 5 miliardi, all'oltre 1 miliardo stanziato sui voucher per consentire l'accesso al digitale a chi è escluso. Su questo mi permetto di chiedere al governo un impegno soprattutto su tre temi: scuola, l'abbiamo detto, la didattica a distanza, famiglie e imprese. Sono tre realtà cruciali sulle quali intervenire per dare forza. Il tema delle cosiddette aree bianche, cioè delle aree cosiddette a fallimento di mercato, nelle quali si registrano i maggiori rallentamenti che hanno a che fare con oneri economici consistenti e soprattutto con iter amministrativi e burocratici che hanno rallentato in maniera pesantissima questo sviluppo. Penso, e ne parlava il sottosegretario, all'annoso tema dei permessi di scavo che stanno bloccando, ci cioè sono decine di migliaia in attesa di iter autorizzativo. E guardate, su questo noi di Italia Viva abbiamo promosso
negli ultimi mesi abbiamo spinto il governo che in qualche modo nel decreto semplificazioni sta dando una prima parziale risposta alla nostra richiesta di sbloccare le grandi infrastrutture di questo Paese con un piano shock che permetta di liberare energie, risorse economiche, creare sviluppo, posti di lavoro e cantieri. Ma quando parliamo di infrastrutture, e parliamo di infrastrutture che servono al Paese, strade, autostrade, porti, non possiamo dimenticare, ed è nel nostro piano shock, e da quel che capisco sarà una parte, lo diceva, lo ricordava anche adesso il sottosegretario, del lavoro nel DL Semplificazioni, alla grande infrastruttura digitale che serve al nostro Paese. Per colmare diseguaglianze, noi abbiamo avuto e vissuto il paradosso di strumenti digitali che normalmente sono strumenti per colmare le diseguaglianze, che sono diventati vettori in troppi casi di diseguaglianza, e dall'altro per rendere competitivo, ancora competitivo, il nostro sistema economico, il nostro sistema delle imprese, che ha vissuto mesi pesantissimi e che affronta una crisi economica importante. I dati Istat in questo senso sono preoccupanti, e in questo senso serve dare un'infrastrutturazione digitale forte al nostro Paese. Ancora, e c'è negli impegni della mozione che abbiamo sottoscritto come maggioranza, ma mi sembra siano richieste alla fine condivise, sulle quali c'è una condivisione importante, segnalo altre due questioni molto rapidamente. La necessità, se lo dicevamo prima, di dar vita o lavorare o fare in modo, nel rispetto sacrosanto delle prerogative del mercato, degli operatori del mercato, perché noi non siamo fanatici di uno Stato imprenditore, siamo fanatici di uno Stato regolatore e della libera impresa, però dentro questo quadro il lavoro per favorire l'integrazione fra gli operatori e il percorso verso una rete unica è importante, perché vedete, noi abbiamo a che fare con aree del Paese sottopopolate e dove ci sono pochi investimenti in questo senso, e aree del Paese densamente popolate dove invece gli investimenti sono numerosi e spesso si duplicano, e questo è oggettivamente un problema sotto più punti di vista. Altro tema cruciale è lo sviluppo del 5G, perché come sapete è fondamentale che le due realtà si parlino. L'ecosistema 5G ha bisogno di una banda ultralarga efficace e presente in tutto il territorio, e le potenzialità del 5G sono sterminate, hanno a che fare con l'istruzione, col turismo, con le applicazioni sanitarie, con l'utilizzo dei dati, con la nostra sovranità, lo dico ai tanti che su questi temi ci richiamano sempre. Io sono un fautore di una sovranità europea, un po' come si sta facendo in tanti ambiti, penso a Galileo, al GPS europeo su cui si sta lavorando, anzi siamo a buon punto da questo punto di vista. Ecco, il 5G è cruciale, e ci sono troppe resistenze, e ci sono troppi amministratori locali che non sono coordinati, ci sono troppi comuni, e lo dico per chiarezza a guida e con sindaci di ogni colore politico, che barattano la paura che può generare un piccolo consenso immediato con la rinuncia a strumenti che per il futuro del Paese sono cruciali. È un fatto preoccupante, perché stanno aumentando i comuni che fanno scelte di questo genere, cioè di rifiutare l'infrastrutturazione 5G, mentre i paesi e i player più avanzati già ragionano del 6G. È un treno che l'Italia non può perdere, e anche da questo punto di vista un coordinamento più forte fra le istituzioni nazionali, locali e regionali e i comuni è fondamentale. Infine, ovviamente,